Martin Luther King è stato uno degli eroi della mia infanzia, della mia giovinezza, quando ancora quasi non si sapeva qui in Italia cosa volesse effettivamente dire la parola apartheid. Sono 50 anni che è morto e ancora l'eco del suo esempio, della sua parola non si è spento. Quindi questa sera ve ne parlerà Marco Cappato insieme con Andrea Bergamini e Barbara Tomasino. Vetture d'estate, voi lo sapete, è una manifestazione completamente autofinanziata, tutti gli eventi sono volti a favore di Peter Panollus, l'amico dei bambini ricoverati nei reparti oncoematologici dell'ospedale romano Bambino Gesù. Letture d'estate e Peter Pan sono insieme dal 1993, tutto quello che abbiamo fatto in questi 25 anni non solo è un'eccellenza in Europa, ma è anche una realtà del territorio che tutti potete andare a vedere qui in via San Francesco di Sales al numero 16. Vi ringrazio di essere qui nonostante le condizioni meteo veramente da collaudo delle strutture, e Letture d'estate vi auguro un sereno prosieguo di questa fantastica serata. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Allora, siamo qui appunto per ricordare questa figura straordinaria che è morta il 4 aprile del 1968 a Memphis. E lo ricordiamo con un personaggio che ha fatto del metodo della non violenza una filosofia di vita, possiamo dire. Marco Cappato, radicali italiani, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, e insieme a lui Andrea Bergamini, anche lui radicali italiani, radicale storico, nonché editore, direttore editoriale di una bellissima casa editrice che io seguo da anni, che è Playground, che adesso fa parte di questo grande gruppo che è Fandango. Tra l'altro, se ci tengo a dirlo, l'ho detto prima, è una nota di colore a margine, una nuova collana che io ci tengo a sponsorizzare questa sera, dedicata alla letteratura gay europea, perché anche parlare di Europa in questo momento è importante. E il mio intervento sarà veramente minimo, servo soltanto come così moderatrice, se ogni tanto ci sarà qualche suggestione magari interverrò, però visto che principalmente mi occupo anche di musica, e la cosa che mi ha colpito, dicevo prima a Marco e Andrea, è il fatto che la famosa marcia su Washington del 63 aveva coinvolto una serie di artisti, personaggi del mondo del cinema e soprattutto della musica. Ricordiamo alcuni nomi: Odette e Maya Jackson, che erano degli idoli degli afroamericani, ovviamente, delle cantanti gospel e soul molto importanti, e quindi era anche chiaro che fossero presenti, ma anche personaggi come John Baez e Bob Dylan, che hanno segnato veramente un pezzo importante anche di quella marcia, perché è stato un contributo di cantautori folk bianchi che hanno dato il via a, possiamo dire, alla canzone di protesta in America. E questa cosa, oltre ad attori, Sidney Poitier, Marlon Brando, insomma ne possiamo citare tanti, questa cosa degli artisti, degli attori, dei musicisti che hanno partecipato in massa a questo evento epocale in cui è stato fatto il celebre discorso I Have a Dream di Martin Luther King, mi fa anche un po' riflettere su oggi, cioè il tema della non violenza oggi, ma anche la partecipazione di una certa classe, elite, non so come vogliamo chiamarla, che può essere quella degli intellettuali, dei musicisti, degli artisti, degli attori, che mi sembra essere poco presente o comunque poco pregnante rispetto a quello che è stato per esempio nella marcia del 63. Quindi io comincerei col porti questa domanda che riguarda più ovviamente il mio ambiente, ma che secondo me è molto attuale, cioè nell'eredità di Martin Luther King, che
suo insegnamento della non violenza, di quella marcia straordinaria che ha dato il via poi a tutto il resto, ovviamente, perché è da lì che poi si è firmato il Civil Rights Act per l'abolizione della segregazione negli stati del sud degli Stati Uniti. E senza quella marcia probabilmente ci sarebbero voluti molti più anni per arrivare a quel passo importante. Ecco, però anche la presenza di queste persone che avevano una visibilità mediatica imponente è stata fondamentale. Oggi esiste ancora il metodo non violento come metodo, possiamo dire, di massa? Lì parliamo di 300.000 persone che hanno marciato, e soprattutto se c'è la presenza di questo tipo di ambiente. Grazie Barbara, grazie Andrea e buonasera a tutti, grazie di essere qui, di aver appunto sfidato le condizioni del meteo per questa riflessione che spero possiamo fare insieme su Martin Luther King. Premetto che io non ho una conoscenza, diciamo così, approfondita quale potrebbe essere di una persona che ha studiato anche dal punto di vista storico Martin Luther King, e quindi mi manca lo spessore di quell'analisi, e questo è sempre rischioso nel volere affrettare analogie che poi rischiano di essere superficiali. Gli storici è un mestiere serio che tra l'altro non va neanche molto di moda nell'era della contemporaneità, e invece la storia dovrebbe essere proprio quello che ci consente di approfondire al di là di questa situazione di perenne contemporaneità nella quale ci sembriamo immersi o ci sentiamo immersi per appunto i social network, internet, eccetera. Questo non è una considerazione mia, è una considerazione che hanno fatto altri, abbastanza comune, cioè che uno dei pericoli di questa società dell'iperinformazione, dove è uguale vedere un video di una cosa che è successa 5 minuti fa e vedere I Have a Dream, ed è tutta una specie di grande contemporaneità dove si fatica a discernere come si arriva effettivamente a delle situazioni. Quindi mi piace ricordare e rimandare a un radicale che, al contrario mio, ha studiato, oltre che praticato molto approfonditamente, Martin Luther King, che si chiamava Paolo Pietrosanti, che è morto qualche anno fa, e che aveva cercato appunto non solo di studiare, di approfondire, ma anche di tradurre in particolare nell'idea del popolo rom, di un popolo senza nazione. Nell'idea di Martin Luther King, i rom non solo non dovevano essere il bersaglio delle frustrazioni del dibattito politico, ma proprio essendo una sorta di nazione senza Stato, di cultura senza Stato, potevano diventare un emblema del futuro, cioè del federalismo, di quello che potevano essere diritti anche culturali, linguistici, non necessariamente derivati dall'autorità statale, ma da accordi di altra natura. Ha usato moltissimo proprio Martin Luther King e il percorso di emancipazione di Martin Luther King per proporre ai rom il metodo non violento, e essere anche nominato, una storia che nessuno credo conosca, o quasi nessuno, nominato rappresentante del popolo rom alle Nazioni Unite in vari consessi internazionali, proprio per questa sua intuizione del collegamento tra la non violenza di Martin Luther King e i diritti della nazione senza Stato e del popolo rom. La tua domanda è molto importante, perché ci aiuta a fare, credo, a compiere un percorso che è forse necessario per andare un pochino al di là della cosa che è evidente, che sappiamo tutti, che è giusta, non sto dicendo che sia sbagliata, ma dietro la quale ci sono altre cose. La cosa che sappiamo tutti è lo schema di fondo: segregazione razziale,
negli Stati Uniti, quindi il paese faro dell'Occidente democratico, almeno per chi ci crede, poi ovviamente gli Stati Uniti responsabili dei peggiori crimini, eccetera, dopodiché appunto per chi crede nel modello della forma dello Stato di diritto liberale, comunque un faro, un punto di riferimento che ancora negli anni 50, ancora negli anni 60 praticavano in alcuni stati addirittura la discriminazione razziale. E Martin Luther King arriva, una sorta di eroe, sul cavallo bianco, non con la violenza, non con gli scontri, non con le rivolte, ma con la non violenza del lasciarsi caricare, lasciarsi picchiare, in alcuni casi lasciarsi anche uccidere, perché ci sono manifestanti che sono stati uccisi in ragione di manifestazioni non violente e della scelta di non reagire alle cariche, agli attacchi. Si è arrivati a I Have a Dream, Washington, e pochi mesi dopo il formale e legale superamento delle leggi razziali, della discriminazione sulla base della razza. Questo è effettivamente il cuore della storia, però bisogna andare al di là, e il fatto che questo cuore della storia avesse anche coinvolto una parte così importante della intellettualità, della cultura, della musica, ci dice anche che c'era del cuore sotto, una passione che muoveva la creatività artistica. La domanda è molto difficile oggi, perché in effetti da quello che ho studiato e mi raccontano del Partito Radicale degli anni 70, nella cavalcata divorzio, aborto, disobbedienze civili, referendum, praticamente, non dico tutta perché mai, non è mai tutta e sarebbe sbagliato forse, ma la grande parte dell'intellettualità e anche del mondo artistico, degli attori, si potrebbero fare tanti nomi, quelli che poi hanno resistito fino alla fine, da Nino Manfredi, mi viene in mente, ma insomma tantissimi altri. È morto da poco René Andreani, che quando è andato a Sanremo a raccogliere le iscrizioni dei partecipanti del festival, credo fosse all'inizio degli anni 90, da Pippo Baudo a tutti quanti, era riuscito a far iscrivere, a coinvolgere una grandissima parte del mondo artistico e canoro. C'era stata quella adesione. Oggi le cose sono cambiate da molti punti di vista. Credo che il fatto stesso che la parola politica pronunciata oggi e pronunciata 20 anni fa, ma anche forse 10 anni fa, abbia un senso molto diverso, cioè sia una parola che produce immediatamente un sentimento di repulsione, e quindi al tempo stesso di bisogno da parte dell'artista, da parte dell'intellettuale, di prendere distanze, ma non perché per un snobismo intellettuale o per codardia, ma perché proprio se l'arte significa anche entrare in sintonia creativamente con il pubblico, l'idea di farlo anche attraverso uno strumento che invece fa venire fuori prevalentemente la reazione è tutta una merda, sono tutti uguali, sono tutti corrotti, fa tutto schifo, beh, diventa poi difficile pensare che questo possa utilmente essere collegato al discorso artistico. Diversa è la questione della singola magari causa, meglio se a politica, ma diciamo umanitaria o di... Lì c'è ancora uno spazio, una possibilità per l'arte. Allora, adesso poi parliamo anche di Martin Luther King. Penso che non ci sia soltanto da lamentarsi o da vivere negativamente questo fatto, per cui probabilmente
cioè non basta dire la nobiltà della politica, che la politica è una cosa importante, che se noi non ci occupiamo della politica, la politica si occupa di noi, eccetera, eccetera. Forse è anche necessario che la politica, avendo dismesso la possibilità di rappresentare una visione del mondo, cioè il partito mi dà la visione e mi rappresenta poi in Parlamento, il fatto che la politica sia anche una capacità di raccogliere singole istanze individuali, singole istanze tematiche, magari di chi è marginale nella società, eccetera, eccetera, ma insomma, e riesca a legare insieme per battaglie di libertà, di conquista di diritti, ecco, forse questo è una necessità di adeguamento della politica. Questo non significa carezzare il pelo all'antipolitica, cioè pensare che appunto abbia ragione chi dice che la politica è tutta una merda, ma non ci possiamo neanche illudere che basti predicare e convincere la gente che i diritti sono una cosa importante, la democrazia è una cosa importante, per riavere gli artisti di I Have a Dream o per riavere quel mondo. Probabilmente c'è anche una necessità di recuperare una capacità di ascolto e di collegamento con i problemi sociali e con le emergenze sociali, altrimenti la stessa arte e la stessa intellettualità non si riesce a recuperare. C'è il rischio dello schema, cioè, proprio di oggi o di ieri, mi ricordo, no, l'appello di Saviano che dice: ah no, su questa cosa dell'immigrazione, dove sono gli intellettuali, dove sono... Temo che sia un appello troppo automatico, cioè che sia anche necessario aiutare a approfondire, andare alla radice dei problemi. Significa appunto non soltanto denunciare la discriminazione, il razzismo, la violazione dei diritti umani, ma offrire delle soluzioni, per esempio di scenario sulla demografia, su quello che succede dall'altra parte del Mediterraneo, senza i quali anche l'appello alla mobilitazione degli intellettuali rischia un po' di essere interno al meccanismo di una politica fatta di fazioni. Allora c'è la fazione dei cattivi e poi c'è la fazione dei buoni. Io penso che ovviamente la fazione dei buoni sia meglio della fazione dei cattivi, ma che se non si va oltre a questo tipo di schieramento non si arriva ad incidere su soluzioni di governo per i problemi delle libertà civili e dei diritti civili, e quindi non si riesce a portare il cuore, la passione delle persone, e quindi probabilmente neanche degli intellettuali e degli artisti. Andrea. Sì, se posso integrare, dopo probabilmente ne parleremo in collegamento con Martin Luther King. In epoca contemporanea, diciamo, di questi anni, non c'è dubbio che una manifestazione che si è considerata analoga è quella March for Our Lives dei ragazzi della Parkland a favore del controllo delle armi, no? I ragazzi hanno organizzato queste enorme, ne hanno organizzate due, queste grandi marce, che poi prevedevano appunto anche un enorme comizio a Washington, esattamente dove Martin Luther King fece la sua famosa marcia. E l'indicazione dell'organizzazione fu di non dare troppa visibilità agli artisti, perché tutti volevano partecipare, quindi quello che dice Marco è vero, si è logorata. Quell'esperienza lì, che era una novità assoluta all'epoca, quando tra l'altro Bob Dylan marciò, non si esibì, John Biles credo si esibì. La convenzione è scritta la notte prima. Sì, però se non... entra l'altro, poi la presenza di Bob Dylan nella marcia fu importante, perché rappresentava anche quegli 80.000 bianchi che marciarono insieme a Martin Luther King, perché quella fu una grande novità. Che un terzo, un quarto dei manifestanti era bianco, cioè Martin Luther King, diversamente anche da Malcolm X, predicava il superamento delle differenze razziali, la partecipazione comune. Dicevo che appunto tutti gli artisti volevano partecipare alla March for Our Lives,
e hanno effettivamente si sono esibiti, ma è stata un'indicazione anche dell'organizzazione della manifestazione di non dare troppa visibilità agli artisti per non coprire i giovani leader politici, perché appunto c'è tutta una storia dagli anni 60 in poi in cui gli artisti hanno anche usato queste manifestazioni per fare promozione a se stessi, quindi è anche un po' logorata per la storia di questa partecipazione sia di artisti che di intellettuali. È vero che poi sta diventando eccessivamente meccanica e non si presta a una ricerca di soluzioni concrete, politiche, anomale, nuove. Dopodiché, per tornare a Martin Luther King, anch'io confesso di essere un cialtrone rispetto al tema, nel senso che non sono nemmeno io un esperto, uno storico che quindi ha quello spessore di cui parlava Cappato, ma proprio per questo volevo impostare questa serata collegando notizie, magari anche le più banali, su Martin Luther King, collegandole invece all'esperienza di Marco e quindi collegando le due esperienze di prassi e di teoria non violenta. A questo proposito però, Marco, vorrei cominciare con una riflessione sul tema proprio della memoria, cioè noi oggi qui ricordiamo a 50 anni dall'assassinio di Martin Luther King una figura. Mi ha colpito una dichiarazione del suo biografo nero più importante, David Lewis, di Martin Luther King, il quale ha detto questo modo di santificare Martin Luther King, l'ha detto tra l'altro 10 anni dopo, non 20-30, questo modo di santificare da parte della nazione Martin Luther King è ormai una forma di diffamazione, è quasi oscena e forse ti sorprenderà, ma mi sei venuto in mente tu quando mi hai detto io non citerò più Pannella. Non so, è stato qualche mese fa che mi hai detto io non voglio più evocarlo, perché c'era qualcosa di osceno nel continuare ad evocarlo. Mi fai una riflessione sui rischi della memoria rispetto a figure come questa, la santificazione, e come si può ricordare al meglio Marco? A proposito di santificazione, allora li uniamo sulla questione che li accomuna, che è la tesi di laurea. Chi ha conosciuto Pannella avrà saputo che lui si è laureato con il minimo dei voti, con i professori che lo volevano assolutamente mandare via, perché non voglio dire una cosa inesatta, ma insomma non era assolutamente nella situazione di rivendicare il suo lavoro di tesi di laurea. E Martin Luther King è stato accusato di plagio per avere copiato dei grossi pezzi della sua tesi di laurea, cosa che l'università si è praticamente rifiutata per qualche decennio di riconoscere, fino a che la cosa era così evidente perché ha dovuto formalmente riconoscere che c'era stato questo plagio. Questo mi viene in mente quando tu parli della santificazione. E naturalmente le contraddizioni che stanno dentro una grande storia non la rendono più debole, la rendono più forte, perché più capace anche di coinvolgere e convincere, perché se uno è Gesù, nel senso, se uno è di una natura considerata addirittura per chi ci crede divina, ma comunque lontana da qualsiasi nostra capacità di sacrificio, parola che tra l'altro Pannella detestava, a quel punto diventano esempi che più che altro ci rafforzano l'idea che chi vuol fare il santo fa la non violenza, fa quella roba lì. Chi però vuole vivere bene, è bene che si faccia i cazzi propri, poi alla fine, no? Diventa la conseguenza. Allora, se invece una persona che ha
contribuito ed è stato determinante a realizzare un cambiamento così grande. È una persona che dal punto di vista della vita sessuale, del, no, tutti gli scandali, Martin Luther King messo sotto lo spionaggio, ricattato con le registrazioni, con le cose eccetera, con le contraddizioni anche di lavoro per far crescere se stesso, per far crescere la propria immagine, perché ok, meno male che lo ha fatto da un certo punto di vista, se no non si sarebbe arrivati a quei risultati. Ecco, credo che appunto sia importante andare a guardare dietro la copertina, che rimane vera, non è che andando a guardare anche meglio quello che è successo dietro alla persona Martin Luther King si indebolisce, perché poi adesso magari ci arriviamo poco a poco. Io mi sono segnato alcune citazioni e alcuni passaggi, perché comunque Martin Luther King era andato, aveva studiato Gandhi, era andato in India e aveva preso e applicato in modo abbastanza schematico e rigoroso alcuni principi della non violenza fondamentali agganciati alla forma gandhiana della non violenza basata sulla democrazia e lo Stato di diritto. Cioè, quando Martin Luther King dice la vera pace non è soltanto l'assenza di tensione, è la presenza di giustizia. Quindi non solo una concezione così quasi filosofico-metafisica o sentimentale della non violenza, ma collegata strettamente anche alla forma dello Stato. Oppure non avremo mai la pace nel mondo finché gli uomini non riconosceranno ovunque che i fini non sono separabili dai mezzi, perché i mezzi rappresentano l'ideale nella costruzione e il fine nel processo. In definitiva, non si possono raggiungere fini buoni tramite mezzi cattivi, perché i mezzi rappresentano i semi e il fine rappresenta l'albero. Potremmo dire da manuale della non violenza, e da manuale che è stato tradotto in pratica, non è stato messo lì agitato per colpire, per suggestionare, per entusiasmare. Perché poi, alla fine, il vero avversario, oltre all'avversario appunto di chi credeva nella segregazione razziale, che però a Martin Luther King era chiaro, verrebbe da dire dall'inizio, che sarebbe stato un avversario battuto con le armi della pubblicità, dell'informazione, dello scandalo, di questi neri picchiati continuamente che non reagivano, eccetera, il vero avversario è stato costantemente, diciamo, impersonificato nella figura di Malcolm X, ma comunque in chi riteneva che fosse un comportamento da codardi e da irresponsabili esporre alla violenza dei manganelli, dei cani poliziotto, delle reazioni della folla inferocita, eccetera, i compagni neri, no? E alla fine era anche diversa l'idea e la prospettiva. Cioè, Martin Luther King c'era il principio dell'uguaglianza, in Malcolm X c'era il principio della supremazia nera che si doveva contrapporre alla supremazia bianca. Quindi questo è, diciamo così, in super sintesi, lo schema teorico e di lotta dentro al quale Martin Luther King ha operato, che poi però ha avuto anche un'evoluzione, poi magari ne continuiamo a parlare, ma queste sue contraddizioni di biografia, di vita individuale, hanno anche fatto evolvere le modalità e i contenuti della sua lotta politica. Sì, andiamo un po' con ordine. Allora, la parabola politica di Malcolm X di Martin Luther King è brevissima. Sono di fatto 13 anni, dal 55 al 68. Ne parlavamo con Marco ieri al telefono, ci confrontavamo.
non ci eravamo resi conto di quanto fosse giovane Martin Luther King. Era un leader politico a 26 anni, prende il premio Nobel, il più giovane premio Nobel per la pace a 35 anni. Quindi è una parabola velocissima rispetto per esempio a quella di Gandhi, che invece ha anche un'esperienza di pratica di non violenza che è molto superiore, cioè che in termini di anni. Comunque appunto facciamo un attimo un ordine e Martin Luther King viene da una famiglia benestante, non viene da una famiglia povera, da una famiglia nera benestante di Atlanta, Georgia, nasce nel 29, a 18 anni è già pastore, con delle contraddizioni diverse. Il padre lo redarguisce spesso, ma è un uomo che ama molto le donne, che ama mangiare. Tra l'altro Coretta, la moglie, sottolinea che essendo Gandhi il suo modello, il fatto che a lui piacessero le donne, quindi non fosse casto e in più gli piacesse mangiare, per lui non era assolutamente sereno su questo. Coretta ricorda che quando a una festa capitava che per scherzo qualche amico collaboratore gli dicesse abbiamo mangiato stasera, lui non ci dormiva perché si sentiva inadeguato. Era un uomo che viveva con tormento, con angoscia, il fatto di non essere, di non raggiungere il proprio modello. Comunque c'è una lettura che è fondamentale per lui, ma che paradossalmente lo è anche per Gandhi, ed è la lettura della disobbedienza civile di Thoreau. Ed è una lettura decisiva perché, come dicevo, lui è diciottenne, quindi stiamo parlando degli anni 40, lui viene da questa famiglia benestante della buona borghesia nera di Atlanta che ha un credo. Il padre era un uomo tosto, è un uomo che tra l'altro aveva fatto delle battaglie anche individuali importanti per il diritto al voto. Era rimasto al municipio perché non gli consentivano di prendere sostanzialmente l'ascensore per poter salire laddove poteva firmarsi, e lui con grande testardaggine e tenacia era rimasto finché non gli avevano concesso. In più si era battuto, sempre il padre, perché gli insegnanti neri avessero la stessa retribuzione degli insegnanti bianchi, sempre ad Atlanta. Quindi era un uomo con una sua forza, un pastore, quindi una guida della comunità nera. Tra l'altro quanto erano importanti, Marco, le associazioni, le chiese, le parrocchie, cioè i corpi intermedi, quanto sono stati importanti nella lotta non violenta, nel coinvolgimento delle persone. Questo nell'esperienza radicale non c'è, o c'è meno, c'è molto meno. Comunque, questa lettura di Thoreau sulla disobbedienza civile, dove Thoreau nel 1849 sostanzialmente teorizzava che si poteva andare contro il governo, che si potevano violare le leggi se queste erano lesive dei diritti dell'individuo, per Martin Luther King fu uno shock culturale, perché appunto era cresciuto in una famiglia in cui invece il lealismo politico, il rispetto delle leggi era la condizione per l'ascesa dell'élite nera. Il padre aveva teorizzato che suo figlio bastava che rispettasse la legge perché probabilmente avrebbe ottenuto il posto che gli competeva nel mondo. E Martin Luther King incomincia ad avere dubbi su questo e dice: io, attraverso quella lettura, che era stata la stessa di Gandhi, decisiva anche per Gandhi, io vivo e sento il fascino di non rispettare la legge. Marco, allora, volendo fare un collegamento invece con l'esperienza radicale, mi ha colpito perché Pannella, quando invece concepiva le azioni non violente, diceva sempre: dobbiamo costringere il potere a rispettare la legge. Cioè ribaltava: non è che sei tu che violi la legge, no, l'azione non violenta è fare in modo che il potere rispetti la legge. Quindi non c'è neanche quel fascino contro la legge, di non rispettare la legge, è prioritario che il potere rispetti la propria. Qual è la differenza? Credo che Pannella abbia potuto beneficiare
come tempi avrebbe forse potuto anche Martin Luther King, però non era così radicato nell'universalità dei diritti umani, cioè nel fatto che ovviamente non ai tempi di Thoreau, nemmeno troppo ai tempi di Gandhi, di più ai tempi di Martin Luther King, ma ai tempi di Pannella molto di più, il corpus dei diritti umani fondamentali era considerato, come dire, Pannella diceva diritti naturali storicamente acquisiti, quel storicamente acquisiti era arrivato, per cui la Corte Penale Internazionale, che è arrivata subito dopo i tribunali ad hoc sull'ex Jugoslavia, esattamente 20 anni fa, quindi Pannella ha avuto più possibilità, in modo creativo ovviamente, di giocare sulla differenza tra la legge ordinaria, la legge scritta, la legge dello Stato, e una legge di un livello superiore, non metafisicamente superiore o religiosamente superiore, come diritto naturale perché l'ha dato il Signore, ma come diritto storicamente acquisito, come diritto umano fondamentale. Per cui a quel punto disobbedire alla legge sulla droga, certo, è disobbedire formalmente a una legge che è precisa, che prevede una determinata pena, ma la violenza che deriva da quella legge, sia nei confronti dell'individuo, sia nei confronti delle conseguenze sulla società, è tale per cui può invocare la legge, cioè una legge di ordine superiore, chi viola quella legge, che è esattamente, quindi senza pretendere di aver inventato nulla, il percorso che abbiamo seguito sull'eutanasia, dove c'è una legge che dice letteralmente nel 1930 è punito da 5 a 12 anni di carcere chi aiuta o istiga al suicidio, e però poi c'è l'idea, sulla quale il 23 ottobre la Corte Costituzionale si esprimerà, se può essere fatto valere un principio di ordine costituzionale superiore che riguarda la libertà individuale, e se la Corte Costituzionale non vorrà riconoscerlo, ci potrà essere la strada, come è successo sulla legge 40 con Filomena Gallo, che la Corte Europea dei Diritti Umani riconosca questa legge superiore. Quindi credo che non che sia stato un passaggio semplice nell'azione di Pannella, ma che Pannella abbia agito in una condizione nella quale invocare diritti umani universali storicamente acquisiti superiori nella valenza alla legge ordinaria fosse un terreno più facile, diciamo, più facilmente percorribile. Poi c'è tutto un elemento che forse è quello che io sono meno in grado di affrontare, che è l'elemento religioso, che sarebbe molto interessante e che potrebbe essere per un convegno a parte, nel senso che mentre quella di Thoreau è stata quella forse più simile a come la possiamo raccontare oggi, la disobbedienza, quasi un fatto dell'individuo, una cosa assoluta, considero questa legge sbagliata, quindi io disobbedisco, e quando lo Stato fa, ai tempi di Thoreau era le guerre contro il Messico e la Spagna eccetera, io contro la maggiore, esatto, anche anzi il fatto che io sia da solo e sia arrestato da solo rende ancora più forte quello che sto facendo, non è suo, ma lui l'ha detto in un altro modo, credo che Mazzini avesse detto una cosa del tipo, no, quando la canaglia impera il posto dei giusti è in galera, non so se è effettivamente di Mazzini, no, anche lui però. Ma Thoreau ha detto la stessa identica cosa, quando lo Stato è uno Stato l'uomo militarista, il posto dell'uomo libero è il carcere, in modo, e lì non c'era di mezzo il Signore, la religione, cosa che invece c'era in modo molto diverso e con tradizioni religiose diverse, diversissime, in Gandhi, in Martin Luther King, perché qui mi sono segnato un passaggio che mi ha stupito,
credo che la più grande vittoria di questo periodo era proprio nella conquista piena della legge, del superamento, della segregazione, eccetera, la più grande vittoria di questo periodo sia stata intima, la vera vittoria è stata l'influenza che questo periodo ha avuto sulla psiche dell'uomo e poi tutta una riflessione sulla dimensione religiosa di questa battaglia e in un modo troppo complesso per poterlo affrontare anche in pannella un elemento non religioso di richiamo esplicito a una sua appartenenza di fede, ma di sintonia con il sentimento religioso popolare. In pannella aveva sempre giocato un ruolo molto importante, non solo nelle battaglie di disobbedienza civile, ma anche in quelle che si potrebbe dire quasi messe a compensare, anche se non penso fosse questo il calcolo di Pannella, contro lo sterminio per fame nel mondo. Cioè nel momento in cui si vince e si porta a casa la battaglia per la legalizzazione dell'aborto, si cerca l'alleanza con il Papa, con il Vaticano, eccetera, per sconfiggere lo sterminio per fame nel mondo. Quindi questo elemento, anche questo elemento aiuta ad uscire da un'idea troppo formale, troppo automatica della disobbedienza civile, cioè c'è la legge sbagliata, disobbedisco. L'elemento religioso, proprio come l'elemento artistico, fornisce una profondità diversa, una passione diversa e anche quindi una partecipazione emotiva diversa a chi la vuole seguire. E come dici tu giustamente, le comunità religiose, anzi sono state proprio per Martin Luther King, sono state proprio l'organizzazione del boicottaggio degli autobus, di tutta la prima fase dopo Rosa Parks, era come se fossero le parrocchie, cioè era come una specie di organizzazione di parrocchie. Quindi è stata, non è stato solo un elemento importante sul piano ideale, ma è stato l'asse della organizzazione politica con la quale si sono ottenute queste battaglie, mentre Gandhi ha fatto il partito del congresso, cioè quindi pur essendo addirittura più integrale o persino integralista nel suo essere religioso, non aveva quanto invece l'ha fatto Martin Luther King, utilizzato l'organizzazione della religione per creare un elemento di libertà politica. La cosa sorprendente, Marco, è che leggevo proprio di recente anche i ragazzi di March of Flower Lives organizzano l'evento a Chicago e coinvolgono i pastori delle comunità di Chicago a distanza di quanti anni dal 63, ancora quell'esperienza, quindi ha ancora un valore, è incredibile, ma le comunità nere ancora hanno un valore. Giustamente Marco, sempre per rifare questa contemporaneamente questa biografia dell'attività politica di l'esperienza politica di Martin Luther King e contemporaneamente confrontarla con l'esperienza di Marco. Martin Luther King, almeno così dice anche il suo biografo Lewis, in realtà non si immaginava come leader della comunità nera. Succede abbastanza per caso, almeno così lui lo racconta e lo ripeto, non abbiamo appunto lo spessore storico per poter confermare questo, ma e succede col caso di Rosa Parks nel 55. Lui è pastore in questa cittadina dell'Alabama, in questa non è Birmingham, è Montgomery, che è una città importante perché in realtà c'è lo stato dell'Alabama, gli uffici dello stato dell'Alabama. E Rosa Parks in realtà non è che fosse, sì, era sicuramente una sarta, una donna che lavorava, però in realtà era una donna, l'ho scoperto di recente, che in realtà si era dedicata
ai diritti civili già negli anni precedenti, però quella sera effettivamente era stanca, era una donna sì, incazzata, cioè, non è stato programmato come invece poi è successo con i ragazzi di Greensboro negli anni 60. In quel caso lì fu proprio casuale. E la cosa sorprendente, ripeto, non è che quando furono coinvolti la sera in cui lei venne arrestata, furono coinvolte subito le comunità nere e i pastori, ma Martin Luther King non fu subito il leader di questa rivolta, ma l'idea del boicottaggio, anche questa è una cosa che ho scoperto di recente, sempre perché appunto esistono i santini, ma poi la realtà è molto diversa, è delle associazioni femminili. Associazioni femminili per i diritti civili dei neri, che furono loro a ideare questo famoso boicottaggio dei mezzi pubblici. Sostanzialmente per un anno, per 385 giorni, la comunità nera, e non ci furono defezioni, la comunità nera non prese gli autobus intera. E allora qui ovviamente a quel punto poi Martin Luther King diventa il leader, ma diventa il leader perché era considerato quello l'oratore migliore. Sostanzialmente quindi era la sua capacità di parola che lo aveva in qualche misura portato ad essere il leader di questa manifestazione, ma non era stato il motore di questo boicottaggio. Però ci crede nel metodo non violento, perché ha letto Gandhi, e ci crede perché l'esperienza di Gandhi ha dimostrato, secondo lui, che quel metodo è sempre vincente. Volevo chiedere a Marco se tu sai che, per esempio, rispetto anche alla vittoria di Gandhi, molti ritengono che in realtà è una vittoria dovuta alla debolezza della potenza coloniale inglese, che infatti si realizza nel momento in cui c'è la decolonizzazione. Tu cosa pensi rispetto al metodo non violento? Pensi come Martin Luther King che sia sempre un metodo che alla fine porti alla vittoria? Ma qui forse entriamo nella parte più interessante e anche più difficile, nel senso che si possono commettere errori di valutazione proprio per chi non ha una conoscenza storicamente approfondita. Ma Martin Luther King non rimane lo stesso, e negli ultimi anni della sua vita sposta il carico del centro dei suoi interventi, è sempre di meno una riproposizione dell'argomentazione dell'efficacia collegata a quelli che per chi ci crede sono poi i dogmi della non violenza, cioè è più efficace resistere col proprio corpo che non offendere il corpo degli altri, è più efficace perché riesci a appassionare i cuori degli altri alla tua causa, a convincere le persone, perché fa conoscere e appunto avvince e aggrega alla tua causa le persone molto di più di quanto non faccia la violenza. La violenza o anche la protesta, no? Nel maggio francese tutti pensavano che stavano veramente facendo la rivoluzione, poi si è andati a votare e De Gaulle ha vinto tutto, perché con il lancio dei sanpietrini, le barricate, si era fomentata tutta la gioventù universitaria del borghese, delle grandi città. E poi in realtà nel momento in cui si va a votare, gli spaventati o comunque quelli che non erano minimamente avvinti dall'idea di conquistare diritti occupando le strade, hanno schiacciato elettoralmente il maggio francese. Questo c'è tutto. Martin Luther King penso che si sia allontanato un po' dai dogmi dal ripetere soltanto i principi cardine della non violenza, non perché non ci credesse più, ma perché sentiva l'esigenza di andare un po' oltre. Tra l'altro, alla fine, incontrandosi anche un po' di più con Malcolm X, a parte che si è poi incontrato una volta davvero, ma
la distanza è come se fosse stata, pur rimanendo sul piano teorico, meno grande. E azzardo, ma qui veramente un po' un azzardo, qualche interpretazione, qualche risposta, cioè e mi serve March for Our Lives e anche l'altra grande, verrebbe da dire hashtag, perché poi di questo si è trattato, ma l'altro grande elemento di mobilitazione, in questo caso proprio sui diritti dei neri negli ultimi anni, che è stato Black Lives Matter, no? Di fronte alle violenze della polizia, in alcuni casi particolarmente odiosi, il fatto che un poliziotto, dove c'era proprio il video della violenza eccetera, fosse stato, mi ricordo se rilasciato o una cosa del genere, ha creato una reazione, rivolte, e l'idea Black Lives Matter, quindi non ci potete trattare come se la vita dei neri non valga nulla. Ed è stato fortissimo all'inizio, come è stato fortissimo la marcia degli studenti. Nell'approccio magari un po' schematico, magari un po' dogmatico, ma da questo punto di vista credo ancora valido ed efficace, che potremmo avere, diciamo così, da radicali, in tutti e due i casi è mancato un obiettivo politico serio, un obiettivo di diritto. Nel caso dei ragazzi gli obiettivi di diritto erano francamente totalmente inconsistenti, cioè bisogna mettere fuori legge le armi automatiche, adesso non mi ricordo più, le avevo anche letti i punti, ma non erano cose delle quali potesse, alle quali potesse corrispondere un modo non violento e non prevaricatore di vivere la scuola, la società. Non c'era questo, questo non voglio sottostimare l'impatto culturale che ha avuto, ma non c'era. E in Black Lives Matter anche non c'erano obiettivi contro la violenza della polizia, ma non c'era un obiettivo misurabile in termini di riforma, tanto che a lungo andare poi è nata All Lives Matter, in aperto contrasto, come dire, ma scusa, perché sono Black Lives? Tutte le vite contano, o addirittura quelli che proprio le stavano White Lives Matter, e hanno, è diventato quello che era un giusto, a mio avviso assolutamente giusto, elemento di reazione per il fatto che i giovani neri, mi sembra che uno su tre giovani neri tra i, non so se i 18 e i 21 anni che siano in carcere negli Stati Uniti, cioè stiamo parlando di un livello di discriminazione sociale e razziale enorme, quindi non che il problema non ci fosse, ma non avere al problema cercando di contrapporre una soluzione di diritto rende queste battaglie. E quindi questa è un'argomentazione che potrei portare nel, appunto, nel rivendicare quello schema liberale, un po' la Thoreau, se vogliamo, un po' della disobbedienza classica. Però poi Martin Luther King anche non è stato soddisfatto delle riforme del 65, del superamento della segregazione, e è rimasto colpito, non so se sia rimasto psicologicamente colpito, non ero lì, non lo so, ma nell'argomentazione evidentemente è rimasto colpito da quello che Malcolm X gli diceva all'inizio, attaccandolo anche molto duramente. Dite che è cambiato tutto, ma non è cambiato niente. Sì, c'è la legge, ma la legge è un pezzo di carta, però i poveri, e si potrebbe dire oggi, però i neri sono più poveri, però i neri vanno in prigione di più, però i neri, e questo elemento che potremmo definire sociale, sapendo bene che la parola è pericolosa usata, perché può essere usata in contrapposizione al diritto. Il ragionamento marxista è proprio questo: sì, vabbè, voi ci prendete per il culo col diritto, con la democrazia, se però non c'è un minimo di intervento sul benessere, su come sta davvero la gente, la famosa frase, no, per quelli che non arrivano alla fine del mese, mi potete dare sulla carta tutti i diritti che volete, ma lo sfruttamento continua. Però questo argomento non è necessariamente un argomento antiliberale, anzi, ormai in un momento di impoverimento di certe categorie sociali, è un argomento che o i liberali e i non violenti riescono ad assumere e fare proprio e a dare delle risposte, oppure si toglie forza
anche alla non violenza e all'impostazione liberale. Lo esprimo con delle citazioni di Martin Luther King: non bastano nuove leggi, l'emergenza che abbiamo di fronte è economica e la situazione è disperata e in via di peggioramento. Si respira aria di strangolamento per i 35 milioni di neri degli Stati Uniti. Togliere a un uomo il lavoro, il reddito nella nostra società equivale a ucciderlo psicologicamente. In sostanza state dicendo a quell'uomo che non ha diritto di esistere, no? E questa è una frase espressa senza bilanciarla, no? Senza subito esprimere in qualche modo un bilanciamento sul rischio di un'interpretazione massimalista di una frase come questa. Ve ne cito un'altra che anche mi sembrava molto significativa: la giustizia per i neri non si riverserà nella società semplicemente grazie alle decisioni delle corti di giustizia, né giungerà dalle sorgenti dell'oratoria politica, né alcuni simbolici cambiamenti placheranno l'impetuosa smania di milioni di neri svantaggiati. L'America bianca deve riconoscere che la giustizia per i neri non potrà essere ottenuta senza cambiamenti radicali nella struttura della nostra società. I benestanti, i potenti, i privilegiati non possono continuare a tremare alla prospettiva di un cambiamento dello status quo. Qui io non penso che fosse un superamento della frase non c'è pace senza giustizia, ma che fosse un'integrazione. Non c'è pace senza giustizia, ma anche senza che si riesca a dare di risposte a reali condizioni sociali. Poi per un liberale la giustizia, il diritto, rimane la premessa senza il quale neanche le questioni sociali riescono ad essere affrontate con efficacia, se non con scorciatoie dittatoriali, eccetera eccetera. Ma questo elemento è, da un certo punto di vista, una critica o addirittura un attacco a una concezione solo formale del liberalismo e forse anche a una concezione solo formale della non violenza. A parte, mi è venuto in mente quando hai detto una percentuale incredibile di giovani neri stanno in galera negli Stati Uniti e non c'è assolutamente proporzione alla popolazione bianca, ci sono ancora diseguaglianze sociali, economiche, eccetera. Però a me piace anche pensare che con l'eredità, forse anche grazie all'eredità di Martin Luther King, per due mandati hanno avuto un presidente nero e forse questo non sarebbe successo. Quindi insomma è il paese delle contraddizioni, ma lo sappiamo. Ti volevo fare una domanda ritornando anche con un piccolo aneddoto sempre un po' al mio ambito, perché mi piace anche pensare che siano dei piccoli gesti che possono in qualche modo anche tracciare un percorso importante. Rosa Parks, l'avete citata e mi ha fatto venire in mente infatti questo aneddoto, è stata forse anche la miccia, no? Questo gesto nel 55 di questa signora che si rifiuta di lasciare il posto a un bianco sull'autobus, ha innescato qualcosa in Luther King, nella comunità, nelle donne, come diceva Andrea, nelle congregazioni delle chiese, eccetera. Insomma, possiamo dire che in qualche modo è stata la miccia. Mi viene in mente un altro episodio che risale allo stesso periodo, nel senso, siamo sempre negli anni 50, Frank Sinatra con Dean Martin e Sammy Davis Jr. che era presente alla marcia. Non so se vi ricordate il Rat Pack. Allora, Frank Sinatra era questo gruppo di attori che si faceva chiamare così, era la gang di Frank Sinatra e i suoi appunto amici e collaboratori sul palco erano Dean Martin e Sammy Davis Jr. che era nero e che poi infatti ha preso parte alla marcia nel 63. Ecco, negli anni 50 Frank Sinatra fece una cosa secondo me straordinaria. Loro andavano sempre a Las Vegas e facevano ovviamente tutti gli show a Las Vegas. Sammy Davis Jr. non aveva accesso agli stessi camerini, allo stesso ingresso e allo stesso bagno, quindi Dean Martin, Peter Lawford che era un altro compagno di scorribande, Frank Sinatra dovevano stare da una parte e lui doveva entrare e usare altri bagni. Ecco, Frank Sinatra si rifiutò
di accettare questa cosa, disse no, o entriamo tutti dalla stessa parte, usiamo gli stessi camerini, o noi non ci esibiamo, ovviamente con perdite economiche per i casinò, i locali, eccetera, mostruose, tanto che fu la prima volta che a Las Vegas finalmente un nero poté entrare e usare gli stessi camerini, e da lì si cambiò la storia, poi era difficile tornare indietro. Ecco, questa cosa mi fa pensare, a volte il gesto di un singolo, più perché voi citavate questa manifestazione importante dei ragazzi a Washington, l'hashtag di cui hai parlato tu prima sul appunto all'indomani di quelle quei terribili episodi di violenza sui giovani neri in America, che però poi da quello che hai detto tu insomma hanno prodotto anche poco, si sono un po' spenti poi questi fuochi. E invece paradossalmente due gesti singoli, una signora che non si alza e non lascia il posto, e un grande attore che si rifiuta di esibirsi se il suo amico nero non usa lo stesso bagno, cambiano in qualche modo la storia. È possibile? Beh, c'è un rapporto complesso tra l'azione del singolo e poi un'azione più collettiva e un cambiamento politico, perché è possibile, la risposta in sintesi è sì, è possibile così come appunto in Italia la legge sulla la proibizione dell'analisi genetica preimpianto, per la quale una donna poteva abortire ma non poteva evitare di farsi impiantare un embrione malato, quindi la soluzione che lo Stato italiano per 15 anni ha offerto è: tu non puoi sapere se l'embrione è malato, poi dopo, se ti sei impiantata l'embrione malato, puoi abortire dopo che te lo sei impiantata. Questa proibizione non è stata superata dal Parlamento italiano, è stata superata dalla Corte Costituzionale ed è stata superata dal coraggio di una donna che dopo 4 aborti, invece di andare a fare l'analisi genetica per impianto in Spagna, una donna affetta da una malattia geneticamente trasmissibile, ha deciso di metterci la faccia, che non è così semplice, non voleva né fare politica né quindi ha dovuto raccontare pubblicamente la propria condizione e ha vinto. Quindi la risposta è sinteticamente: è sempre stato possibile ed è possibile. Poi ovviamente le cose sono sempre complesse, per cui ci sono infinite personalità che hanno fatto gesti eroici che avrebbero potuto cambiare la storia, dei quali noi non sappiamo nulla perché sono stati immediatamente incarcerati, uccisi e fatti fuori. Quindi non è che ecco, siccome una persona può cambiare la storia, allora possiamo illuderci che una persona che agisca in una condizione dove non c'è un supporto, non c'è un'organizzazione, appunto in questo caso l'associazione Coscioni, i radicali, Filomena Gallo, no, che ti aiutano a arrivare alle corti, eccetera. Però in generale un obiettivo politico e un minimo di organizzazione che c'è o che arriva mentre tu stai facendo quella lotta diventa indispensabile. Nel caso di Frank Sinatra c'è l'enorme potere della fama, della notorietà. Nel caso di Snowden da solo ha spiegato al mondo quello che migliaia di organizzazioni dei diritti civili in rete provavano a spiegare da 10 anni, che siamo tutti spiati. Ci sono stati probabilmente alcuni milioni di convegni nei quali decine di organizzazioni di hacker, di gente in giro per il mondo spiegava che la data retention significa che i grandi colossi della telefonia e della connessione internet catturano i dati personali e poi i servizi segreti hanno accesso a questi dati personali. Era una cosa che sapevano formalmente tutti. Per fare sì che lo sapesse davvero il mondo c'è voluto una persona, è bastata una persona che si chiama Edward Snowden, che però non era un passante, era uno che aveva lavorato alla NSA, all'Organizzazione della Sorveglianza Americana, e che deteneva la conoscenza e le informazioni tali per poi potersi permettere quell'azione. E comunque, siccome appunto le cose non sono mai così univoche, unidirezionali,
il fatto di essere una persona e di essere comunque come dire, isolata e di non avere un aggancio a una proposta politica e a una situazione di organizzazione politica già matura, ha fatto sì che questo grande scandalo del fatto che i nostri dati personali sono tutti in mano agli stati contro la legge è ancora così. Cioè, noi lo abbiamo saputo, grazie a Snowden lo abbiamo saputo, grazie a Snowden sono state fatte in effetti alcune modifiche, ma di fatto quel sistema non è stato superato. Quindi un uomo, una donna, un uomo, una persona da sola ce la può fare, ma perché il cambiamento sia un cambiamento che ha una sua solidità, una sua tenuta, una sua durata, l'organizzazione politica, il collegamento al diritto e anche il collegamento sociale sono degli elementi, mi verrebbe da dire, imprescindibili, o comunque non si può prescindere da tutti questi elementi al tempo stesso, perché sennò l'azione dell'individuo alla fine è destinata a cadere come un eroismo individuale, come un bellissimo gesto che però poi non ha conseguenze. Sì, Barbara, se non mi sbaglio, Frank Sinatra tra l'altro ricordava sempre che lui da bambino veniva preso in giro in quanto italo-americano, quindi credo abbia giocato anche quella esperienza comune di essere discriminato, che Frank Sinatra questo lo citava sempre. Io non sono esattamente d'accordo con Marco sulla lettura di March for Our Lives, nel senso che forse c'è un collegamento con Martin Luther King. È vero che c'è un difetto di obiettivi dichiarati, che in fondo è un difetto che ha patito anche Martin Luther King col boicottaggio di Montgomery, che poi lui ha, nel senso che il boicottaggio di Montgomery aveva come piattaforma, il primo punto era che gli autisti degli autobus fossero più educati, che è straordinario, però che infatti rispetto all'ATA, che pensavo anche ai compagni di... potrebbe essere un'idea di piattaforma politica per il referendum. Martin Luther King, hai ragione Marco, che nel corso degli anni, poi nel 63 con la marcia, invece realizzò che la piattaforma doveva chiedere il massimo, cioè devi chiedere il massimo sul piano degli obiettivi politici. Ma non sono d'accordo rispetto alla mancanza di obiettivi politici del movimento dei ragazzi della scuola di Parkland, della città di Parkland nella Florida, perché in realtà loro hanno impostato così. Se il loro movimento ha avuto un qualche successo di ordine politico, loro hanno deciso che si misurerà alle elezioni di midterm, cioè nel senso che le elezioni di novembre per la Camera, perché statisticamente i ragazzi fra i 19 e i 30 anni non vanno mai a votare alle elezioni del midterm e quindi non incidono mai nelle elezioni dei deputati. Quindi loro hanno come obiettivo dichiarato quello di fare in modo che vengano sconfitti i deputati che si presentano con il sostegno della NRA, cioè quindi sostanzialmente è lì, perché loro ritengono che si cambieranno le leggi se noi riusciamo a far cambiare le persone che vanno. Questo è il loro obiettivo politico, per cui sarà a novembre che si capirà se segnalo e registro che comunque la stampa e gli esperti di stampa si complimentano ancora con i ragazzi, perché quello che chiamano il coverage, cioè la copertura stampa, è quella superiore però rispetto a qualsiasi manifestazione e movimento per i diritti civili degli ultimi 30 anni, cioè hanno avuto una copertura stampa che non ha mai avuto nessuna battaglia, e si sono gli esperti hanno ritenuto che questo è stato anche perché c'è stata una capacità di gestire e di proporre di obiettivi politici. Volevo chiudere, poi se qualcuno
perché è un po' la parabola, credo, di politica di Martin Luther King è abbastanza chiara, con un ricordo rispetto alle azioni individuali che non hanno fatto storia ma che sono importanti. Poi faccio una domanda a Marco finale. Parlavi appunto del gesto individuale di Frank Sinatra, mi è venuto in mente che la più grande cantante di blues, sempre per restare, Bessie Smith, la regina, la queen del blues negli anni 30, negli anni 20, era una rock, era come le rock star oggi, era veramente la cantante, andavano addirittura con gli asini, facevano chilometri per andarla a sentire, perché in questi grandi tendoni dove lei cantava era un'autentica rockstar degli anni 20 e 30, ed era capitato che si spostasse con un treno e la volevano far salire ovviamente in terza classe perché era nera, Bessie Smith. Lei dice: no, io sono la regina, non posso andare in terza classe. No, guardi, non può. Allora, ah, davvero non posso. E qual è stata la sua soluzione? Ha comprato il treno, tutto. Si è comprato il treno e da quel giorno negli Stati Uniti del Sud è noto il suo treno giallo, perché l'ha fatto dipingere tutto di giallo e quello era il treno di Bessie Smith. Non ha cambiato la storia, però un altro modo di reagire. L'ultima domanda, che credo sia anche abbastanza decisiva, come l'esperienza di Gandhi, ma anche l'esperienza di Martin Luther King, come abbiamo sottolineato, ma mi piace citare anche l'esperienza di Rugova nel Kosovo, un'esperienza incredibile nel Kosovo, appunto, un tentativo di indipendenza. La forma di lotta non violenta, mi pare che tutti i martedì a una certa ora le strade si fermavano, cioè le macchine si fermavano, per cui tutto fermo in strada, però, per cui la gente rimaneva in macchina, passeggiava, la città si fermava tutti i martedì a un orario, coinvolgeva le masse, sempre. Appunto, Martin Luther King diceva: noi abbiamo 15.000 persone disposte ad andare in carcere domani, 15.000 in carcere, per non contare quelli che... riuscite a immaginare 385 giorni di boicottaggio senza mai salire sui mezzi pubblici e dovete andare a lavorare? E così è stato, la comunità nera non ha sgarrato mai a Montgomery. I radicali non hanno una storia di coinvolgimento di massa rispetto alla propria azione non violente. Perché? Beh, questa è una domanda facile, io vi do una risposta immediata e quindi risolviamo il problema. No, intanto raccolgo il tuo disaccordo sulle manifestazioni dei ragazzi americani sulle armi a scuola. Intanto io non sapevo neanche di questa strategia politico-elettorale e quindi sarei felice di sbagliarmi da un certo punto di vista, e che quindi questo si potrà tradurre in un cambiamento politico. Il fatto del coverage, della copertura mediatica, non è di per sé il sintomo. Non so, in America, in Italia, quando una causa è abbracciata in modo unanime è solitamente una cosa che non vale niente. Cioè, per fortuna non è in modo unanime, no? C'è comunque uno scopo, però sì, difatti, ecco, tu mi dici, per chi non ha sentito, sull'eutanasia, effettivamente io stesso, di fronte a una reazione troppo unanimemente favorevole, per esempio sul caso di DJ Fabo, mi viene da sottolineare come ci siano delle ragioni per non essere d'accordo, cioè il rischio che ai malati terminali o addirittura ai malati psichiatrici non venga fornita un'adeguata assistenza e sia lì la ragione del loro richiedere la morte, è un rischio vero. E se c'è il sistema sanitario nazionale italiano è un rischio ancora più vero. Dopodiché io continuo a ritenere che la proibizione, come sull'aborto, genera una ancora più grande incapacità di governare quel problema, ma non è che il problema non ci sia. Quindi
quando l'unanimismo a favore del fatto che uno non deve essere lasciato lì obbligato a soffrire diventa, perché non si può mica vivere così, quindi diventa in qualche modo quella vita non è degna di essere vissuta, allora diventa pericoloso, perché non è più la scelta del singolo che dice io non voglio più vivere questa vita, ma è quella lì è una vita di merda, e lì c'è un elemento di pericolo dal quale preferisco guardarmi attraverso la legge e non attraverso la proibizione, ma un elemento di pericolo dal quale bisogna guardarsi. La tua obiezione, o la tua domanda, personalmente non ho una risposta. Torniamo alla questione della conoscenza dell'informazione, perché Gandhi si portava dietro questo giornalista del New York Times, no? Un fotografo e un giornalista, che era ai tempi il modo di portarsi il mondo. Martin Luther King aveva fatto una considerazione semplice, poi magari aveva copiato anche questa, non lo so, però quasi banale, cioè, qual è l'argomentazione dei bianchi del sud per dire la segregazione deve continuare? L'argomentazione è: ma guardate che va bene anche ai neri, difatti non c'è nessun problema. E non è affatto escluso che per una comodità di vita immediata potesse andare bene magari anche a molti neri quella situazione. Per questo Martin Luther King ha puntato tutto, lui e gli altri, non so quanto fosse una sua appunto idea, su manifestare. La prima cosa, bisogna manifestare, bisogna che ci vedano, che ci picchiano bene, che ci vedano, perché il fatto stesso di manifestare mette i segregazionisti di fronte alla sconfitta, perché o ci lasciano manifestare e allora è chiaro che non è vero che ai neri sta bene così, oppure ci menano e ci impediscono di manifestare e ci uccidono, sono stati anche uccisi, e allora la brutalità della repressione diventerà insopportabile per tutti coloro, non per tutti, ma per la stragrande maggioranza della classe dirigente, dei bianchi del nord, e quindi poi magari anche nel sud. Questa è stata il, tra virgolette, ricatto non violento di Martin Luther King, che era un ricatto fondato totalmente sulla conoscenza, sulla pubblicità come elemento essenziale della non violenza. Io lo so, oggi è da molti punti di vista più difficile, perché appunto non c'è il New York Times o anche la RAI che negli anni 70 Pannella è riuscito di fatto a fare saltare, a mettere in crisi col bavaglio. C'era, non so se una o due reti televisive, una tribuna politica che doveva durare non so se 20 minuti, e farla con il bavaglio al collo aveva una potenza di trasmissione che oggi nessun telegiornale ti può garantire, nessuno. Certo, poi la rete può anche essere un elemento di rilancio di una cosa mediatica che a quel punto la vedono tutti, però è più facile che sia la testata di Zidane che non l'azione non violenta. Quindi non essendoci una risposta, io non essendo in grado di dare una risposta, penso che da un punto di vista più politico quell'elemento sociale del quale Martin Luther King si è fatto carico sempre di più nella fase finale della sua vita, credo che i liberali, i radicali, ma lasciando perdere le etichette politiche, chi ha a cuore lo Stato di diritto e la democrazia debba sempre di più tenere conto, anche nel cercare di realizzare un'azione non violenta. DJ Fabo non è arrivato così, è arrivato 11 anni dopo Welby, 11 anni dopo centinaia e centinaia di persone che si sono presentate, che hanno scritto che volevano morire, che volevano andare in Svizzera, che volevano intervenire. Quindi un elemento, un
un elemento minimo in termini di numeri, ma di radicamento sociale anche di quella battaglia, è stato indispensabile per avere quel caso che poi è diventato così conosciuto e così popolare. L'ultima cosa che voglio dire è una curiosa assonanza che ho trovato. Allora, Martin Luther King nelle fasi finali della sua vita è diventato sempre di più non solo attento alla questione sociale americana, ma anche alla questione pacifista, al Vietnam, a quello che stava succedendo, e ha una visione globale e transnazionale dei problemi, no? Dalla comunità, oggi si dice questa agghiacciante espressione del glocal, no? Martin Luther King ha fatto un percorso che lo ha portato a un'assonanza con tante cose che molti di noi stanno care, che io non sapevo e che vi leggo. L'Occidente deve inoltre capire che la sua crescita economica ha avuto luogo in circostanze piuttosto favorevoli. Le nazioni occidentali, per la maggior parte, erano relativamente sottopopolate quando è iniziata la crescita economica ed erano ampiamente dotate dell'acciaio e del carbone necessari per il decollo industriale. La maggior parte invece dei giovani governi del mondo d'oggi è nata senza questi vantaggi e, soprattutto, si trova di fronte a sconcertanti problemi di sovrappopolamento. Martin Luther King: non hanno alcuna possibilità di farcela senza aiuti e assistenza, schiacciati come sono dal sovrappopolamento. Allora, Martin Luther King, che continuava a essere il religioso Martin Luther King, quindi la dimensione sociale non è soltanto la dimensione sociale del tipo non ci basta il diritto, abbiamo bisogno anche dei soldi, di star bene, eccetera, ma era anche una dimensione sociale che guardava alle dinamiche economiche transnazionali e al fatto che completamente trascurato dal dibattito politico di oggi, anche dal dibattito politico sull'immigrazione, che non può essere ridotto al dibattito accoglienza sì, accoglienza no, chiudi il porto e apri il porto, ma deve assolutamente entrare nella dimensione dell'andare alla radice dei problemi, del fatto che le donne nigeriane fanno 5 figli per donna e le donne italiane fanno 1,1, una cosa del genere, e che o il governo dei problemi è anche il governo di dinamiche globali, oppure, appunto, come diceva giustamente Martin Luther King, ci si trova a ritenere di poter applicare al mondo dei parametri economici e sociali che in realtà valgono solo per la nostra società e valgono sempre di meno, e quindi o riusciamo a ampliare la dimensione attraverso la quale consideriamo questi problemi, oppure sia che adottiamo una linea sia che adottiamo un'altra, e ovviamente non sono neutro, sono assolutamente dell'idea che sia preferibile e doverosa la linea del rispetto dei diritti umani, dei diritti individuali, ma se non ci facciamo carico anche di quei diritti dall'altra parte del Mediterraneo, non c'è una soluzione di governo. E Martin Luther King, proprio penso dall'esperienza di uno che era passato dal boicottaggio dell'autobus a una marcia nazionale, alla riforma delle leggi razziali, ma che aveva visto comunque una società che non riusciva, come Malcolm X gli imputava, a trovare dei decenti livelli di giustizia sociale, Martin Luther King cercava di andare avanti, la ricerca di ulteriori soluzioni, e la ricerca di ulteriori soluzioni, magari sbagliando anche o semplificando troppo, lo portava al Vietnam, alla guerra e alla sovrappopolazione mondiale. Ci sono domande? Grazie allora. Grazie.